felice di essere qui per introdurre un momento innovativo importante delle nostre offerte come associazione a voi soci e a chiunque si volesse avvicinare alla realtà di Andalf. Parliamo in particolare dell'offerta formativa e di quel mondo di Andalf Education che per anni ha visto offrire i nostri corsi tecnici e professionali con il grande sforzo di tutti coloro che hanno sempre investito internamente. Quindi approfitto subito per ringraziare non solo la segreteria generale di Andalf e quindi gli amici Michele Malutà e le imperdibili e impagabili Silvia, Sabina, Daniela, che sono le colonne dell'associazione, ma anche Severino Savarese, direttore di Andalf Education, a cui lascerò la parola a breve proprio perché possa presentare nel dettaglio tecnico la nuova formazione di Andalf. Dicevo, nuova formazione innovativa perché evidentemente prendendo necessariamente spunto dall'emergenza Covid, che ha cambiato le nostre vite, ha cambiato il nostro modo di rapportarci col nostro prossimo, questo sia nella nostra vita quotidiana e anche in quella professionale, e quindi anche Andalf ne ha dovuto prendere atto e ha dovuto reagire. Ecco, in questo nuovo modo di fare formazione, Andalf Education diventa Andalf Education Digital e quindi offre una formazione online che per mesi ci ha visto lavorare, e da qui i miei ringraziamenti, con degli aiuti anche necessariamente esterni. Ringrazio quindi la piattaforma di Academy Ask che ci ha permesso di realizzare quello che vi viene offerto da oggi in poi sul fronte della formazione in aula, per rivoluzionare il rapporto con i nostri iscritti, nel senso che fino a ieri ovviamente la nostra formazione tradizionale era svolta in aula come tante altre cose che tutte le organizzazioni che fanno formazione o che aggregano persone affrontavano in un certo modo. Da oggi in poi appunto utilizzeremo una piattaforma web. Questo ci permetterà di essere molto più ampi sia in termini di territorio che anche di offerta. Si tratterà di un percorso formativo e non più di una o due giornate in aula fini a se stesse. Ci sarà evidentemente il momento della lezione in aula fatta attraverso un webinar, ma non sarà solo il webinar. Ci sarà un rapporto molto più prolungato nel tempo, con pillole formative fatte di atti, documenti scambiati fra coloro che si sono iscritti e i docenti. Ci saranno momenti anche di introduzione di ulteriori video, una chat in cui o con cui poter scambiare informazioni continuative fra coloro che sono iscritti e i docenti o fra loro soltanto. Insomma, un mondo molto più variegato, molto più importante, e contiamo proprio per questo di mantenere vivo anche a prescindere dall'emergenza e anche quando si potrà auspicabilmente tornare a sviluppare corsi tradizionali in aula. Sarà un'alternativa, sarà interessante anche realizzare a questo punto una formazione integrata fra i due strumenti e i due metodi. Andalf sta lavorando sulle piattaforme web su più fronti, anche i nostri forum verranno sviluppati con questa innovazione, lo vedrete a breve, quindi anche l'offerta dei forum e comunque dei momenti di incontro, dei seminari, incontri sul territorio, utilizzeranno le piattaforme web. I nostri master universitari, che è l'altra parte della formazione Andalf, saranno sicuramente elemento aggregativo attraverso piattaforme simili. Insomma, un'innovazione forte, un'innovazione importante. Severino Savarese a breve vi darà dettagli molto più approfonditi per capire in cosa consiste effettivamente l'offerta nuova. Io mi limito a pensare e a sperare che voi siate tanti a iscriversi, che siate tanti a essere accanto ad Andalf anche in questo nuovo percorso. Vi aspetto quindi ancora in piattaforma e su quello che già è stato un mondo di avvicinamento nei webinar che ci sono stati nelle settimane passate, ma ancor di più in questo nuovo mondo della formazione integrata, la formazione online education
Digital di ANDA. Grazie, a presto e ai prossimi momenti di incontro. ANDA Education si propone di dare dei servizi di formazione agli associati, essenzialmente sulle conoscenze base necessarie per la professione. Dal 2013 ad oggi abbiamo organizzato circa 60 corsi, sono corsi frontali in aula della durata di una giornata, divisi sostanzialmente in due parti, una prima parte nella quale viene esposto il quadro teorico dell'argomento e la seconda parte in cui l'argomento viene sviluppato con la presentazione di casi pratici presi dalla realtà di tutti i giorni. Il taglio è essenzialmente un taglio pratico e l'obiettivo che ci sforziamo di raggiungere è quello di una interazione tra i partecipanti e i relatori, cioè deve essere un corso vivo nella quale c'è uno scambio comunque di impressioni e di riflessioni. Quest'anno i nostri corsi, a causa dell'emergenza sanitaria, sono stati interrotti. Allora ci siamo trovati nella posizione di dire ok, cosa facciamo? Ci fermiamo un anno oppure troviamo delle alternative? Abbiamo optato per l'alternativa. È proprio il caso di dire che da un problema è sorta un'opportunità, perché in effetti pensavamo da tempo di andare online, ma non avevamo mai avuto il coraggio di buttarci in questo settore per noi assolutamente inesplorato. Avremmo potuto anche lavorare su un sistema di webinar forse più semplice, più easy, ma invece abbiamo deciso di adottare una piattaforma che ci consentisse di mantenere alcune delle caratteristiche dei nostri corsi, cioè in particolar modo quell'interattività tra partecipanti e relatori che era un po' l'essenza della nostra attività formativa. Abbiamo quindi optato per una piattaforma che ci consentisse più che un corso di 1, 2, 3 ore, un percorso formativo che prende circa 3 settimane ogni mese e che si sviluppa attraverso un iniziale video di presentazione dell'argomento da parte dei relatori, poi vi è un forum nel quale confluiscono le proposte, i pareri, le impressioni dei partecipanti, dei relatori e anche della struttura ANDAF che segue il corso e che serve sostanzialmente per alimentare la discussione nel corso del tempo sull'argomento e soprattutto serve anche ai relatori per capire quale potrebbe essere la migliore impostazione del corso live, 2 ore che loro dedicheranno verso la fine di questo periodo per la presentazione effettiva in video dell'argomento. È anche previsto un test finale, non è un esame, è un semplice test ed è anche previsto il rilascio ovviamente del certificato di partecipazione o di superamento del corso. Abbiamo in questo momento lasciato alcuni degli argomenti che erano in programma cercando di adattarne i contenuti. Non è più un corso di 6 ore, si tratta di 2 ore nel quale puoi sviluppare una serie di temi. Ovviamente ci siamo dovuti focalizzare sui temi più importanti, quindi abbiamo scelto 6 argomenti che secondo noi erano più adatti alla nuova tipologia di intervento e sono sostanzialmente le operazioni straordinarie d'impresa, che si terrà, un corso che si terrà a giugno, poi il secondo corso si terrà a luglio e riguarda il reporting integrato. Si salterà agosto e si arriva a settembre e si riprenderà con temi che sono l'internal auditing, il working capital, le analisi di bilancio e in ultimo il testo sulla crisi, il testo unico sulla crisi. È un esperimento per tutti e sostanzialmente anche per noi, però noi riteniamo che questo sistema di comunicazione ci permette tanto di raggiungere
il tutto il territorio, quindi raggiungere tutti i soci ANDAF. Questo era uno dei limiti dei nostri corsi, è uno dei limiti dei nostri corsi tradizionali. I nostri corsi tradizionali si tengono a Milano e quindi chi è lontano, comunque chi ha problemi a raggiungere Milano, non può ovviamente assistere. I nostri corsi poi sono corsi per 15, massimo 20 persone, e quindi la platea interessata è necessariamente ridotta. In questo modo noi pensiamo di superare il limite territoriale e a raggiungere e dare servizio anche ai nostri associati che sono lontani nel territorio. Questo secondo noi dovrebbe anche contribuire a aumentare un po' il senso di appartenenza, soprattutto anche tramite la discussione continua sul forum in queste 3 settimane di durata del corso, che ci consente comunque di scambiarci impressioni, riflessioni e anche esperienze pratiche di lavoro. Teniamo sempre presente che noi non siamo un ente di formazione, ma ci sforziamo solamente di dare un servizio agli associati. Le risorse sono quindi meno importanti di quelle di cui può disporre un ente di formazione, però è anche dire che abbiamo meno vincoli, non abbiamo vincoli di natura commerciale, ad esempio, e quindi ci possiamo dedicare veramente ai contenuti e alla loro elaborazione. La parte dei contenuti e la declinazione dei corsi è responsabilità mia, però io mi avvalgo per tutta la parte organizzativa, logistica della struttura di ANDAF, che vorrei qui ricordare, cioè mi riferisco in particolare alla signora Sabina Venuto, che si occupa di problemi tecnici legati alla piattaforma, non solo di questi, ma principalmente di questi. La dottoressa Silvia Di Santo, che mi dà una mano nella gestione dei contenuti, nella gestione del forum, e si occupa, mi fa un po' da collegamento anche con i relatori durante tutto questo periodo. E poi c'è la signora Daniela Guidotti, che si occupa della parte amministrativa. Tutta la struttura ANDAF è coordinata dal nostro segretario generale, dottor Michele Marusà, e quindi diciamo che è un processo, questo della formazione online, che fa carico un po' a tutta la struttura dell'ANDAF. Io non avrei molto di più da aggiungere, quindi vi saluto e vi ringrazio e vi aspetto a numerosi dei nostri corsi. Ah, dimenticavo, a breve verranno trasmessi i dettagli e le modalità operative relative a questi ai nuovi corsi e le modalità anche di iscrizione. Buona giornata a tutti e arrivederci.